Guardate questo video. Avete mai volato su un jet privato? Mentre stavo passando gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, mi è venuta voglia di togliermi uno sfizio. Avrei volato per la prima volta su un jet, possibilmente per tornare a casa, a Milano. Per chi non lo sapesse, i jet privati sono aerei di dimensioni ridotte progettati per il trasporto di gruppi ristretti di passeggeri. Solitamente sono di proprietà di persone, aziende o affittati da privati. A differenza degli aerei di linea, i jet privati offrono molta più flessibilità nelle rotte e negli orari e spesso sono dotati di comfort personalizzato, come spazi per riunioni, letti o servizi di catering su misura. Tutta roba che volevo assolutamente vedere con i miei occhi. Tuttavia, i costi associati all'affitto di un jet privato sono molto più elevati rispetto ai biglietti degli aerei di linea. Ragion per cui oggi proverò a fare una cosa un po' particolare. Lui è Ale Della Giusta ed oltre ad avere storie incredibili nei suoi video, ha un'abilità fondamentale che tutti i content creator di successo hanno: saper scrivere video che poi diventano virali. Lo scripting, o semplicemente scrivere i nostri video, è una delle parti più importanti del creare contenuti video su diverse piattaforme, e qua vado oltre YouTube, ma purtroppo è una delle abilità più snobbate. Video scritti bene, infatti, possono far rimanere lo spettatore molto di più a guardare i nostri contenuti e di conseguenza prendere i nostri video e spararli nello spazio in termini di visualizzazioni. In questo video impareremo le parti che non possono mai mancare in uno script video per contenuti YouTube, come evitare che la gente si annoi e se ne vada a metà video, quindi non arrivando neanche fino alla fine, e come grazie a un semplice trucco possiamo convertire i nostri spettatori in fedelissimi iscritti. Il mio nome è Luca e in questo canale mi piace creare e rendere semplici strategie video che potete usare per i vostri contenuti online. E se non l'avete ancora fatto, vi invito cordialmente e caldamente a guardare quello che è il link in descrizione, dove c'è un corso gratis, YouTube Unleashed, che vi porterà da essere principianti YouTube o comunque già persone che ne sanno un po', masticano un po', a dei professionisti della piattaforma. Scrivere video tante volte è complesso e soprattutto per molti è noioso. Tante volte mi sento dire, ma Luca dai, lo faccio a braccio e poi taglio in post, no? Lo faccio, taglio in editing e risolvo il problema. Inutile dire che questa cosa non funziona, purtroppo. Ci sono tre elementi fondamentali che determineranno il successo o il fallimento dei nostri video e sono titolo, copertina e scripting. Quando questi tre elementi si fondono assieme e creano una sinergia, abbiamo dei video veramente potenti che rischiano di diventare virali. E parlando di titoli e copertina, questo è detto packaging, com'è il nostro video, come viene presentato. Se noi andiamo in un negozio e ci troviamo davanti questo prodotto, impacchettato così, saremmo molto meno invogliati ad acquistarlo rispetto a quest'altro. Prodotto e, diciamo, confezione sono un elemento fondamentale anche per dei video YouTube, quindi l'apparenza purtroppo conta. Ma logico anche che anche il contenuto del prodotto è importante e il contenuto di un video è proprio la sua scrittura, il contenuto, il video stesso, che ha delle componenti, ma soprattutto degli elementi di narrazione di cui parleremo adesso. Abbiamo una buona copertina, abbiamo un buon titolo e la cosa, primissima cosa, che dobbiamo fare quando andiamo a pensare al nostro video è partire dal finale. Sì, non lo dicono in molti, ma è fondamentale che alla fine del video lo spettatore esca da quel contenuto che ha appena visto contento, soddisfatto e cacchio, ha cliccato su quel video, vuole avere quello che, per cui ha cliccato. Quindi questo è fondamentale, avere un finale d'effetto, ma soprattutto avere un finale coerente con quello che è il packaging, quindi con la presentazione. Non finirò mai di dire che essere content creator vuol dire dare valore alle cose che facciamo e dare valore al tempo delle persone. Se una persona investe in questa epoca digitale dove abbiamo tantissimi contenuti del tempo per guardare un nostro video, dobbiamo essere sicuri, uno, che il video sia godibile, e due, che abbia il valore che abbiamo promesso. Questo per una questione di rispetto, ma anche per far tornare lo spettatore, perché uno spettatore che avrà visto un video con soddisfazione sarà più incline a iscriversi al canale, mettere like, magari commentare e tornare a vedere il prossimo video. Lui è Leletech e da un paio di settimane stiamo lavorando insieme al suo canale. Uno degli ultimi video che ha fatto era sul nuovo Apple Watch Ultra appena uscito. Il packaging che abbiamo pensato era il seguente: Apple Watch Ultra 2 ha senso e una bella copertina con un non ti serve, che creava anche un po' curiosità. La premessa nel packaging era molto semplice: dopo aver visto questo video saprai se è il caso, fa il caso tuo, acquistare questo smartwatch. Molto semplice, ma dovevamo chiudere con un finale che dava in modo netto
quella risposta. E non serve dirvi che questo video sta andando molto bene perché ha toccato il punto. Abbiamo trovato un piccolo problemino che le persone si stavano ponendo sull'acquisto di un nuovo smartwatch e l'abbiamo più o meno risposto. Abbiamo cercato di dare una risposta e effettivamente abbiamo queste visualizzazioni. Una volta determinato quello che è il finale, passiamo alla fase successiva, che è l'hook, il gancio dall'inglese, cioè la prima parte del video. Lo spettatore clicca sul video e la prima cosa che vede sono i primi 30 secondi. Come dice il significato dall'inglese hook, gancio, questo serve per agganciare lo spettatore e farlo restare incollato al video. È proprio quello il senso della parola hook. 30 secondi di fuoco per tenere lo spettatore agganciato. Come abbiamo visto all'inizio del video con Ale Della Giusta, nella sua introduzione al suo video sul jet, lui ha fatto tantissime cose in 30 secondi. Ha creato un'ambientazione, ha detto che lui era in Sardegna. Mentre stavo passando gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, ha creato un'aspettativa dando la risposta al click. Per chi non lo sapesse, i jet privati sono aerei di dimensioni ridotte progettati per il trasporto di gruppi ristretti di passeggeri. Quindi le persone hanno cliccato per vedere che lui stava andando a cercarsi un jet privato a gratis, a scrocco, e questa era la risposta al click delle persone, quindi le persone sapevano di essere nel posto giusto e in più ha anche regalato un elemento di sfida. Ce la faremo a tornare a Milano? Presumibilmente, speriamo, scroccando questo aereo. Ragion per cui oggi proverò a fare una cosa un po' particolare. Tutto questo in 30 secondi d'orologio. Ecco perché mi incazzo quando nei primi 30 secondi di un video viene richiesta l'iscrizione a un canale YouTube. Il like e la campanella. Non siamo più nel 2015, neanche nel 2010. Basta. L'arte del hook o del gancio iniziale è un'abilità che va coltivata e il mio consiglio è quello di guardarvi top youtuber che fanno davvero del hook un'arte, come ho detto prima, e prendere spunto. Guardare effettivamente come sfruttano questi 30 secondi, questi primi 30 secondi. In questo modo siamo arrivati alla parte dove sostanzialmente abbiamo l'intro del video fatta, il finale, abbiamo anche il finale, abbiamo un arco che deve chiudersi. Però il problema rimane che se noi vogliamo far arrivare le persone al finale, che è il momento più gioioso, no? L'happy ending, per così dire, del video, dobbiamo fare in modo che queste persone restino nel video fino alla fine. E qua entra in gioco un altro elemento importantissimo del creare video YouTube, che sono i cosiddetti payoff, che non sono nient'altro che dei premi, come i premi che dà dei cani quando dovete fargli fare qualcosa. Ed è la stessa cosa. Quindi non è brutto da dire, ma la realtà è così. Praticamente dobbiamo far restare le persone ricordando loro quello per cui hanno cliccato sul video in primis all'inizio. Se sbrodoliamo o divaghiamo, lo spettatore si annoierà e se va bene skipperà un po' avanti, se va male se ne andrà dal video. Ed è per questo forse l'unico vero motivo grosso per cui io sconsiglio di fare video braccio. O meglio, piuttosto un bel elenco puntato delle parti da trattare. Non tutti sono fatti per scrivere i video e tra l'altro lo script di questo video che state guardando adesso lo lascio in descrizione, una pagina Notion, potete scaricarlo gratuitamente e guardare come ho scritto io questo video per darvi un'idea, e io suddivido proprio queste fasi perché è importante averle e delinearle in maniera bella pulita. Quindi mentre narriamo una storia, facciamo una recensione di un prodotto, facciamo un vlog, presentiamo un tutorial, dobbiamo sempre in un certo senso trovare il modo di ricordare allo spettatore perché è lì. Ed è tante volte più semplice di quello che sembra, semplicemente dando un'aspettativa di quello che sta per arrivare. Questo aiuta molto a portare le persone avanti ed è una strategia anche qua che potete prendere da diversi youtuber esperti. Vi do dei nomi, ma loro, guardate appunto Ale Della Giusta è molto bravo a fare questo lavoro, Michele Molteni lo fa addirittura tra i video, quindi un video si collega a un altro video ed è sono strategie forti e potenti. Non copiate necessariamente le strategie, ma prendete spunto. E per fare un esempio concreto su quello che sto facendo io, vi ricordate all'inizio quando vi ho detto che vi avrei dato un segreto, un trucco segreto oltre a queste fasi di narrazione? Ci arrivo adesso. Avete visto, questo è un esempio di premio per dirvi non andate via. Avendo studiato bene quindi introduzione, payoff, quindi vari payoff, possiamo anche farne tanti di piccoli premi che ricordano allo spettatore come arrivare al finale, e poi strutturando un buon finale, riusciamo a creare un meccanismo di fiducia. Quindi lo spettatore si incomincia a fidare di noi perché il tutto ha un senso. E qua arriva la stoccata finale, no? Forse la parte più importante per convertire
poi uno spettatore in un iscritto, ed è la call to action. Se questa parola non vi suona nuova, è probabilmente perché l'avete già sentita. Call to action, o chiamata all'azione, è quel processo dove lo spettatore sta guardando il video e voi youtuber, insomma voi content creator, dite: ok, ti sta piacendo questo video? Mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale, lasciare il like e seguirmi e notificarmi, insomma, con la campanella con i nuovi video. Ecco, questa è la call to action classica che tanta gente conosce. La vera call to action, quella che nel 2023, andando al 2024 in futuro, convertirà molto di più, è il rimandare le persone in un altro video. Eh sì, perché la vera call to action nel 2023 è rendere irresistibile il click su un video della schermata finale, in modo tale che si crea quell'effetto binge watching, che è anche il motivo per cui continuiamo a guardare serie su Netflix. Guardiamo magari in 3-4 episodi di fila, perché vogliamo scoprire cosa c'è di più da vedere. E davvero questa parte è fondamentale, è incredibilmente potente, perché dice a YouTube l'algoritmo che una persona, se clicca su quel video, è super interessata ai nostri contenuti, e YouTube, fidatevi che pusherà tantissimo i vostri video. E potete anche scrivere dei video meravigliosi, ma se non avete la giusta mentalità per farlo, tutto lo scrivere, il packaging, eccetera, servirà poco. Ma siete fortunati, perché ho qua per voi un video dedicato a questo argomento. Ecco, questa era una tipologia di call to action alla fine. Così. Grazie della visione, alla prossima.